Buonasera, abbiamo con il Presidente manifestato preoccupazione e stupore per questa crisi che si è aperta fuori dal Parlamento nell'ambito di un solo partito e tra l'altro dando vita alla proposta di un nuovo governo senza che si sia sentita una sola parola su quale sarà il programma di questo stesso governo. Noi siamo all'opposizione, ma la nostra sarà una opposizione responsabile, come sempre è stata da 20 anni a questa parte. Quando siamo stati all'opposizione abbiamo sempre giudicato sui contenuti delle leggi, le abbiamo avversate quando ritenevamo che non fossero favorevoli allo sviluppo e in generale all'interesse comune, le abbiamo votate quando invece il nostro giudizio era positivo. Manteniamo gli accordi intervenuti sulla legge elettorale e sulle riforme. La legge elettorale è già incardinata alla Camera dei Deputati, Titolo V e Senato sono avviati con degli scambi di posizioni che inducono all'ottimismo. Sul governo noi interverremo affinché si avvii sulla strada della riduzione dei mali che incombono sui nostri concittadini, e cioè sull'oppressione burocratica, sull'oppressione fiscale, sull'oppressione giudiziaria. Per quanto riguarda invece l'Europa, inviteremo il governo ad assumere una posizione ferma affinché in Europa si possa arrivare presto a un cambiamento della politica della austerità e si imbocchi invece la strada della ripresa e dello sviluppo. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Buonasera.